26 novembre 1871. Nasce in provincia di Catania Luigi Sturzo, presbitero e uomo politico italiano. Nel 1919, negli anni del Non Expedit Pontificio, fonda il Partito Popolare Italiano, un'organizzazione politica indipendente dei cattolici italiani, la cui fisionomia è precisata nell'appello a tutti gli uomini liberi e forti. Con l'avvento del fascismo, nel 1924, Don Sturzo è costretto a un lungo esilio, prima a Londra, poi negli Stati Uniti. Torna in Italia da New York nel 1946. Quando era stata l'ultima volta che aveva celebrato in Italia? 20, 25 anni fa? Gli anni si confondevano, i ricordi si accavallavano, molte figure sbiadivano. L'ultima messa, se non errava, l'aveva celebrata a Roma, a casa sua, in via Principessa Clotilde. Era una mattinata quieta, come questa. Le sue preghiere si erano confuse con quelle della sorella Nelina, che stava inginocchiata dietro di lui. Avevano pregato, soli, per un futuro che si delineava incerto, precario. A uno gli tornavano adesso alla mente i gesti, gli atti, anche i pensieri di quel giorno decisivo. Risentiva la voce della sorella, come se gli venisse da un'immensa lontananza. «Don Luigi, è tardi. Il treno parte». Poi era andato alla stazione, binario 10, quello per Parigi, e per lui, per il fondatore del Partito Popolare, era cominciato l'esilio. Dopo più di 20 anni, questa era la prima messa in terra italiana. La nave avrebbe attraccato fra poco. Chi c'era ad attenderlo? Qualche amico della sua Sicilia, il vecchio compagno e segretario Mario Scelba. Come lampi, come frammenti, gli tornavano alla memoria alcuni fatti, piccoli e grandi, della sua travagliata esistenza.